Sembro da Mattarella. Allora, ciao a tutti, io sono Alberto e benvenuti nel mio canale. Perché oggi siamo qui con una bella stufetta che fa molto molto inverno e il cane che dorme, adesso speriamo che... Continua a dormire, beba. E niente, oggi volevo fare un video un pochettino diverso al solito, ovvero farvi vedere come non dovrebbe nascere un mobile. Intanto si tratta di un sunto di come non bisognerebbe affrontare una costruzione di falegnameria. Questa cassettiera avrebbe dovuto inizialmente, almeno nel progetto iniziale, essere una cassettiera verticale. Poi mi sono accorto che dovendo metterla su un mobile già alto, su una mensola già alta, 1,60 m, forse una cassettiera verticale non era proprio l'ideale. Mi è stato fatto notare gentilmente dalla regia che probabilmente un mobile orizzontale avrebbe reso meglio a una determinata altezza. Tra l'altro la regia sta ridendo già da dietro la regia. Per prima cosa vedremo la costruzione della carcassa superiore. Inizialmente avrebbe dovuto essere un mobile con una struttura molto più snella, ma appunto avendolo pensato con una forma verticale, la base snella era, come dire, funzionale a questa idea. Avendo virato verso una forma orizzontale, ho poi pensato di dare una maggiore importanza alla base e di contornarla col cumico. Comunque, andiamo per ordine e vediamo come abbiamo approcciato l'inizio di questo progetto. Oggi proviamo un video diverso dal solito, non solo perché vi guiderò passo passo in quelle che sono state le decisioni di design inerenti al mobile, ma proprio perché commenteremo insieme tutte le sue procedure di costruzione. Partiamo da dei pezzi di mogano già piallati, sul quale andiamo a marcare con delle frecce il lato di riferimento. Il lato di riferimento sarà utile perché sarà quello che useremo in tutte le operazioni, come la rettifica sulla shooting board. Dopo aver eseguito questa operazione andiamo a piallare, quindi a dare una piallatura di finitura ai vari componenti. Ovvio che dopo che abbiamo piallato la faccia di ogni componente bisogna andare a ritracciare con il gesso o con la matita i nostri punti di riferimento. E sì, la falegnameria manuale è bella, produce poca polvere, ma i truccioli che fai sono veramente veramente tanti e poi ti tocca pulire. Ora processiamo i pezzi nella nostra tavola di rettifica o shooting board. Fate bene attenzione come andiamo a appoggiare i pezzi dalla parte della freccia. Tra l'altro, una piccola nota, come ho già detto in precedenza, in questi che sono i pezzi corti vedete la scritta su e giù. In realtà saranno poi quelli che diventeranno i lati di destra e di sinistra. Ecco che arriva il momento delle tanto temute code di rondine. Ora, per motivi di tempo, in questo video non avremo modo di entrare troppo nel dettaglio per quanto riguarda la realizzazione di questo incastro. Tuttavia, se siete interessati a un video nel quale spiego tutti i trucchi che conosco, fatemelo sapere nei commenti. Ora, dopo aver tracciato il layout con il compasso, andiamo a effettuare i primi tagli con la sega. In questo caso, un trucco ve lo posso dare, l'importante è che il taglio sia assolutamente perpendicolare con il pezzo di legno, quindi non importa l'angolazione che noi diamo alla coda, ma importa assolutamente che il nostro taglio sia perpendicolare con la tavola che stiamo andando a tagliare. In questa immagine invece abbiamo raffigurati due dei trucchi principali che utilizzo per la realizzazione di precise code di rondine. Il primo è l'utilizzo di una tavola di allineamento che, come vedete, allinea perfettamente le due assi e consente una stabilità alle stesse grazie a dei morsetti. Il secondo trucco che utilizzo è quello del nastro blu. Quindi andiamo a tracciare i pioli dalle code con l'ausilio di un coltello da traccio
e poi andiamo a lavorare e a tagliare i pioli essendo guidati praticamente dai residui di questo nastro blu. Come vedete, in questo caso l'unica cosa alla quale dobbiamo prestare attenzione è quella di fare anche in questo caso un taglio perfettamente perpendicolare. Per tutto il resto, per l'angolazione che diamo al taglio, ci pensa il nastro blu, perché appoggiando la sega alla parete del nastro andiamo a ripetere l'angolazione che noi abbiamo già fatto sulla coda precedente. È sempre buona norma, a mio parere, rimuovere gran parte del materiale di scarto con un seghetto a traforo. In questo caso la razza è molto semplice: meno materiale abbiamo da rimuovere con lo scalpello, meno disastri rischiamo di fare. Lo step successivo riguarda la creazione del canale che andrà a ospitare il pannello divisorio orizzontale. Il primo passo è quello di tracciare una delle due linee che andranno a contraddistinguere il canale e a rafforzare questa linea con lo scalpello. In questo modo creiamo un piccolo canale a V, nel quale risulterà abbastanza comodo andare in appoggio con il pannello divisorio per effettuare la tracciatura della seconda linea. Questo metodo consente di ottenere un incastro assolutamente perfetto tra il canale e il pannello divisorio. L'operazione poi da ripetere è identica alla prima, quindi tracciamo la seconda linea e andiamo a rafforzare la seconda linea creando un piccolo canale a V con lo scalpello. Dopo aver rafforzato anche questa seconda linea, andiamo a lavorare lo scasso con scalpello e router plane. Armiamoci di pazienza, non corriamo e il risultato sarà buono. Dopo che abbiamo morsettato e incollato il mobile, arriva il momento del pareggio delle code. Per fare ciò mi avvalgo di uno scalpello con angolo di affilatura basso di 17 gradi e spruzzo dell'acqua sul legno di testa per ammorbidirlo. Sarebbe stato meglio spruzzare dell'alcol perché evapora prima, purtroppo non avendolo in casa mi sono arrangiato con ciò che avevo. L'obiettivo è appunto andare a pareggiare le code che abbiamo ottenuto qualche millimetro più lunghe dello spessore del legno e come ultima operazione ci affidiamo anche a una pialla. Per la finitura ho usato una mistura di olio di tung che avevo in casa e trementina. Ora, sinceramente, l'olio di tung non mi ha lasciato un'impressione bellissima. Ci mette una vita ad asciugare, costa di più dell'olio di lino cotto e sinceramente non penso che questa differenza di prezzo valga la pena. Inoltre, qui vi faccio notare che ho commesso un errore madornale, in quanto non ho prefinito i pezzi all'interno. Occorre sempre dare una prefinitura per i pezzi all'interno, in quanto dopo è molto complicato darla una volta che il mobile è assemblato. A questo punto bisognava pensare una base che desse importanza al mobile e soprattutto che avesse all'interno degli elementi chiari che staccassero dal colore molto scuro di questo mogano abbastanza particolare. L'idea iniziale era quella di inserire una struttura Kumiko a griglia semplice, che per carità non avrebbe sfigurato, ma avevo veramente voglia di dare a questo mobile un'impronta unica e soprattutto avevo voglia di mettere una chicca che vedremo insieme alla fine. Quindi ho optato per un Kumiko con struttura Zanoa a metà, ovviamente, due davanti e una laterale. Questo conferisce una grande eleganza al mobile e, ripeto, con una
presenza di un colore chiaro dona anche molta leggerezza alla struttura. Per creare la base occorre tagliare 4 strisce e giuntarle a 45 gradi. In questo caso vorrei farvi notare quanto è comodo il pialetto per bordi della Veritas, in quanto effettuiamo un taglio al bancosega, puliamo il bordo con il pialetto, ritorniamo al bancosega e così via. Tutto ciò mi consente di non dover tirar fuori tutte le volte la pialla a filo, collegarla al respiratore, eccetera, ma velocizza di molto il flusso di lavoro all'interno del laboratorio. Creiamo le giunzioni a 45 gradi avendo cura che la nostra guida sia perfettamente allineata, perché questo sarà un punto fondamentale per la buona riuscita della base. Una volta che l'abbiamo giuntata, dobbiamo andare a creare 4 scassi a forma quadrata all'estremità della base. Per fare ciò, in questo caso mi avvalgo di una sega giapponese e di una guida per tagli, perché lo scasso deve essere assolutamente perfetto, anche un pelino stretto, ma l'importante è che ci siano i 90 gradi perfetti. Tuttavia, anche con l'ausilio di una guida, una piccola pulizia con lo scalpello finale è necessaria in maniera tale da cogliere perfettamente 4 pilastri che andremo poi ad incollare alla fine. Dopo aver tenuto sotto morsa tutta la struttura tenuta insieme dai 4 pilastri e, come vedete, ho aggiunto anche per sicurezza una falsa struttura in multistrato che dopo andrà rimossa, andiamo a tagliare a filo i 4 pilastri con la mitica sega giapponese della Lidl. Dopodiché non ci resterà altro che andare a portare tutto a pari, quindi a pareggiare con una pialla e andare a effettuare la piallatura di finitura prima di andare a dare anche in questo caso una mano di olio di Tung diluito con trementina. Arrivati a questo punto, dovevo trovare un modo di creare uno stacco tra la base e la struttura. Il modo migliore, o meglio, la soluzione che ho trovato è quella di tagliare delle strisce molto sottili di acero e incorniciare il tutto. La struttura è semplicemente incollata su queste striscioline di acero, il che non è la soluzione che preferisco, ma in questo momento, fino ad oggi, siamo a comunque un mesetto dalla costruzione di questo mobile e non ha dato problemi. Ovvio, non è la soluzione strutturalmente più sicura, ma bisogna anche considerare che questo è un mobiletto che non va abusato nell'uso, un mobile che, come dire, di bellezza, ha un cassetto molto funzionale, ma non è di certo il mobile che si usa tutti i giorni, per diversi giorni, come può essere quello di una cucina. Se avete in mente metodi alternativi per fissare la struttura alla base, fatemelo sapere nei commenti, sono molto interessato perché questa è la parte che mi lascia ancora un pochettino perplesso del progetto. Cercando su internet ho trovato un rivenditore di legno per strumenti musicali che aveva queste due bellissime tavole di acero fiammato. Procediamo quindi alla piallatura delle tavole, avendo premura di usare una lama veramente affilata. Lo scopo è quello di portare a dimensione la tavola per, diciamo, la feritoia, o comunque lo spazio che abbiamo creato per il cassetto. Dopodiché andiamo a misurare per il lungo e dopo aver tagliato con il bancosega andiamo a rifinire con la shooting board.
quando ho la possibilità utilizzo sempre utensili manuali per tagliare i pezzi che mi servono. In questo caso andiamo a tagliare i laterali del cassetto con l'ausilio di questa sega d'orso, e in questa maniera evitiamo polvere, rumore ed altro. Ovviamente, come per i pezzi tagliati al banco sega, dobbiamo intestarli con la nostra shooting board e avere cura che siano perfettamente a 90 gradi. Passiamo ora alla creazione delle code semi nascoste per i cassetti, che sono totalmente un altro sport rispetto a quelle passanti che abbiamo creato in precedenza. La sola parte che hanno in comune è l'inizio, ovvero il taglio delle code. Si procede in maniera classica, consiglio di tenere dei pioli molto stretti e dopodiché si passa alla tavola di allineamento. Anche in questo caso questo strumento molto utile ci aiuta, ma come vedete, a differenza delle code passanti, in questo caso dobbiamo tenere il laterale del cassetto distanziato dalla fine del frontalino, ed è così che andiamo a creare le code semi nascoste. Mentre per le code passanti si riesce a ottenere un risultato molto buono direttamente dalla sega, per le code semi nascoste è un pochettino più difficile. Quello che consiglio, se si è all'inizio, è di stare abbastanza distanti dalla linea che abbiamo tracciato. Lavorare con lo scalpello sulle semi nascoste è più facile rispetto a lavorare con lo scalpello sulle code passanti. Tralascio tutte le operazioni di pulizia e rimozione dello scarto e mi soffermo solo sulle ultime operazioni, che vengono svolte con uno scalpello a coda di pesce che riesce a entrare molto bene negli anfratti degli spazi che abbiamo creato, e questo è fondamentale per avere un'ottima seduta dei laterali nel frontalino. Arrivati a questo punto bisogna creare una maniglia all'altezza per il nostro cassetto. Ovviamente comprare quelle già pronte non se ne parla. Uno, perché eravamo in lockdown o semi-lockdown. Due, perché comunque questo mobile meritava qualcosina in più. Ed è lì che ho attinto invece dai lavori di Mike Pekovic. Michael Pekovic usa molto spesso inserire una maniglia all'interno di un piccolo scavo. Questo scavo l'ho eseguito con una punta Fosner e con una fresa. Una fresa convessa che andava proprio a lavorare all'interno del foro fatto dalla punta Fosner. La maniglia, qui purtroppo molti di voi non ridiranno, è stata tornita al trapano a colonna con delle raspe, perché io non ho un tornio. Ora, prendere un tornio nel mio laboratorio non se ne parla, perché se metto dentro lui non entro più io, lo spazio è finito. In futuro comprare un mini tornio da 30 euro giusto per fare delle maniglie potrebbe essere una soluzione. Tant'è, questa volta ce la siamo cavata così, devo dire che mi sono anche divertito e il risultato penso che sia più che soddisfacente. Purtroppo la videocamera ha registrato solo l'ultima scena della tornitura, tra virgolette, del pomello, quella in cui vado a dare la finitura. Sappiate, giusto per informazione, che il tutto è stato raggiunto con lime e raspe e carta abrasiva. In questa immagine invece la mano avrei dovuto metterla in un altro posto. Potete vedere dapprima la sagoma fatta con la punta Fosner e poi andiamo a lavorare col trapano a colonna e la fresa convessa per creare lo scasso definitivo, lo scavetto per il nostro pomello del cassetto. È una tecnica molto interessante, se volete scrivetemelo nei commenti, potrò fare un video dedicato a questa semplicissima tecnica. Ed eccoci qui, il mobiletto è finito, sono molto contento di come è venuto, ripeto, è un prototipo.
Nella mia testa ci sono ancora un paio di elementi da definire per bene, come ad esempio come attaccare la base alla struttura e come inserire bene la schiena o meglio il pannello posteriore. Tutto sommato, mi posso dire assolutamente soddisfatto del risultato. La chiave del successo, tra virgolette, in termini di design di questo mobiletto è il forte contrasto che c'è tra la struttura in mogano scuro, un mogano decisamente scuro, e il frontalino che è di un bellissimo acero fiammato e la struttura Kumiko nella base. Il tutto crea un contrasto molto, molto forte, ma al contempo decisamente bello, che rende un mobile piacevole alla vista. E che tra l'altro si posizionerà su un mobile a sua volta già chiaro, quindi diciamo che il gioco di colore è perfettamente riuscito in questo caso. L'ultima chicca che ha questo mobile è la seguente: prego la regia di spegnere magicamente le luci, grazie. Ecco qua. Vabbè, è una cosa un po' così, però a me piace particolarmente unire la carta di riso e Kumiko a una luce a LED blu. Giallina, in questo caso vabbè, è un LED che cambia colore, adesso lo possiamo mettere arancione o vabbè, il mio preferito è blu. Però diciamo creare anche una sorta di tra virgolette lampada all'interno di un mobile è un'idea carina che mi piace. Miriam la usa spesso quando ad esempio fa un po' di stretching in casa, mette tutto un po' buio, accende un paio di questa luce e un'altra di una lampada Kumiko. E si rilassa anche un attimino mentre fa stretching. Aspetta, che dove vai? Dove vai? Che io ti vedo che stai già telando. Aspetta un attimino. Allora, innanzitutto, se sei rimasto fino alla fine, ti ringrazio. Per piacere, fammi sapere nei commenti se preferisci dei video parlati con il commento come questo oppure di costruzione nuda e cruda come quello che vi lascio in descrizione nel box informativo. Io, per la community italiana, preferirei fare dei video in cui c'è il mio commento e spiego passo passo quelli che sono i passaggi e le tecniche. Fammi comunque sapere quelle che sono le tue preferenze, lascia un mi piace, iscriviti, campanella, insomma, tutte le solite robe. Grazie e alla prossima. Ciao!